È una vittoria importantissima per noi perché dovevamo iniziare bene con la Cavese, però diciamo che gli episodi non ci sono girati a nostro favore, quindi abbiamo perso una partita che meritavamo. Siamo stati bravi a reagire. Il titolo alla settimana che la Team Altamura ha cominciato con i primi 3 punti della stagione in tasca lo fornisce Rocco Casiello. Il centrocampista rivive ai microfoni di Telesveva il 3-1 del D'Angelo sul Gladiator, partita di cui l'allenatore Ciro Ginestra sottolinea la bontà del risultato senza esaltare la prestazione dei suoi. Abbiamo avuto almeno 10 palle gol clamorose e quando non le chiudi poi c'è l'imprevisto dietro l'angolo. In effetti poi a 5 minuti alla fine la partita si è messa nel binario storto, poi l'abbiamo richiusa, ma onestamente andava chiusa molto prima perché è una partita che doveva andare 3-0 già al primo tempo. Abbiamo fatto fatica, abbiamo concesso a loro troppo palleggio, però ci sta perché comunque solo la seconda partita, continuo a dire che il campo così per noi è faticoso, si fa fatica per come giochiamo noi, però la cosa più importante oggi sono i punti, come avevamo detto, ma la prestazione sicuramente deve salire di livello. Margini di crescita notevoli, quelli che Ginestra individua nel gruppo a sua disposizione. Anche Casiello sa che il lavoro da fare è ancora tanto. Ci sono le idee, però la squadra non è ancora al 100% dalla forma, come è giusto che sia, le prime giornate di campionato è così, bisogna ancora carburare. Però siamo contenti appunto per la vittoria, per come abbiamo gestito la gara, per le idee, però abbiamo ancora tanto da migliorare e sicuramente lo faremo insieme a mister, ai compagni e tutto lo staff. Altamurano alla quinta stagione con la squadra della sua città, 24 anni. Casiello è consapevole della particolarità dell'annata 2022-23, avviata dall'Altamura con una società composta interamente da imprenditori autoctoni. Per me sono stati tutti questi anni fondamentali, importanti, però quest'anno diciamo che abbiamo una spinta in più appunto per la nuova società. Ci teniamo a fare bene, a fare un buon campionato e a toglierci parecchie soddisfazioni. Prossima tappa a Bitonto, domenica al Città degli Ulivi andrà in scena uno dei tantissimi derby pugliesi del girone H di Serie D. Casiello diffida di un avversario ancora a secco di vittorie e reduce dal KO di Brindisi. Il Bitonto è una squadra attrezzata, allenata anche bene, sicuramente sarà una partita combattuta. Io penso che in questo campionato le squadre sono tutte attrezzate, sono tutte blasonate. Infatti, le pretendenti a vincere il campionato sono tante, però noi, come abbiamo sempre detto, cercheremo di dare fastidio a tutti.